Penso qualcosa? No, no, sto cercando una cosa. Non la trovo. Mm? Sto cercando qualcosa, ma non la trovo. Cosa facciamo stasera di bello? Siamo arrivati qui. E poi? Andiamo al cinema. Cinema? Sì, ci deve essere un bel film. Forrest Gump. Ho sentito dire che è un bel film. Sì? Ma invece, boh, non lo so. Se non ho fatto cosa anche quello. Come ha fatto cosa? Siamo sempre andati al cinema. Sì, ma il cinema, dico, Forrest Gump, sì, magari ne avranno parlato anche bene, però a me piacciono quei film un po' più... Avventura? Avventura, eccetera. Cioè, non so, cioè dovrebbe essere un film di Harrison Ford. Di solito, insomma, non recita male. Se no? Vuoi cercare, scusa, ti serve qualcosa? Vuoi una gommina? Ma scusa, se ti ho toccato qua, miseria. Sono 3 anni che siamo insieme, un bacio, una carezza non te lo posso dare? Ah. Ma scusa, dai dunque, boh, mi sembra di sognare, c'è qualcosa che non va? No, però sai come la penso. Vabbè, lo sai come la pensi, ma insomma, del tempo ne è già passato. Tu hai chiesto di aspettare, tu mi avevi detto di sì, che avresti aspettato per sempre. Sempre, per tanto piano. Tempo. Sono 3 anni, eh? Sono 3 anni non oggi, ancora. Lo sai. Quindi, insomma, aspetta, poi uno si stanca poi anche un po', eh? Da allora bravo. Tu non mi ami. No, no, non è che non ti amo, è che, insomma, sono cose abbastanza normali che servono a rinforzare un po' di più il rapporto. Se queste cose mancano, c'è un bel momento. Non è io vero. Io porterò pazienza, però sono 3 anni che porto pazienza. Aspetta. Dovrei aspettare ancora. Ancora? Oh! Che razza di cielo che c'è stasera! Incredibile, veramente una cosa spettacolare. Sì, abbiamo beccato veramente bene, perché sai, ci sono tutte ste serate, tutte quante incasinate, ci siamo divertiti, con la nebbia, sì, le nuvole. Sì. A proposito, come poi è andato il party alla fine? Perché io sono dovuta andare a casa prima, quindi non ne ho poi saputo niente. Niente. Anche perché non conoscevo nessuno. Sì, sì, è andato bene, ci siamo divertiti, guarda, c'è un sacco di gente. Poi anche la musica era proprio posta, pompata, capito? Ah, sì? Sì. Beh, ma scusa, finché c'ero io non l'avevo mica fatta la musica. Dopo l'ha messa su, cosa vuoi che ti dica? Non è giusto però, a un certo punto. Lo sanno che a me piace ballare, almeno quelli che mi hanno invitato lo sapevano che mi piaceva. È vero. Solo che hanno detto, bella Federica, se n'è andata, metteva sulla musica lo stesso. Beh, allora io sono stata lì 3 ore praticamente, che poi, aspettami bene, te ti ho conosciuto verso la fine, vero? Sì, mi sembra di sì. Mi sembra... Più o meno. Comunque, sì, guarda, questo periodo è veramente stupendo, perché... Niente, si sta combinando tutto quanto tremendamente bene nella mia vita, perché insomma ho avuto un colloquio di lavoro, poi adesso devo andare a uno stage, sto facendo un corso che è dove? Mega Galattico. Che cosa, dove? Dove? Il corso di Mega Galattico. Cosa stai cercando? Beh, non dirmi che non l'hai capito. Beh, ma... E cosa ti servono, scusa? No, senti, perché allora siamo qui? No, guarda che veramente io non volevo andare a casa. Sei voluto venire con me? No, io... Ora... Senti, io ti piaccio, me l'hai detto. Tu mi piaci? Cosa adesso... c'è che non va adesso? No, niente, stasera... Non mi dire che alla festa quella bionda, eh? È cosa la bionda! È non ti preoccupare. Non ti preoccupare, dai. Ma io ho un freddo stasera, guarda. Ma guarda, che... io invece... Ho un freddo. No, io invece ho un caldo che non riesco a capire perché. Ma da dove ma mi venga? Ma se c'è la brina fuori, che è un... Io non riesco a capire da dove mi venga tutto questo calore. Ma neanche io riesco proprio a capirlo, guarda. Vorticosamente. Allora. Bella serata, vero? Molto sono bene. Stata molto bene. E tu? Anche io. Sì? Sì. Sono divertita, è stato... Bello, dai. Io veramente, guarda, penso di non essermi mai trovata così come un altro ragazzo. Così bene come mi trovo con te almeno, veramente. Credo che sia qualcosa di speciale questa volta. Non so.
Beh, sembra che anche tu sia d'accordo allora. Sì. Sì. È stata una bella serata. Penso che dovremmo ripeterla un'altra volta, molto presto. Cosa dici? Penso che dovremmo vederci un pochino più spesso. Ma adesso ci pensiamo. Perché ci pensiamo? Che bisogno c'è di pensarci, scusa, tanto... Sai com'è, io sono molto impegnato. Vabbè, ma 5 minuti per me non li trovi, scusa. Li trovo io che sono incasinatissima, ma... che dicono tutti che non ho neanche 5 minuti liberi. Per te li trovo, scusa, perché fra tu... Fra io pensavo, non so, fra un paio di settimane. Può andare bene? No, no, non può andare bene, scusa. No. Fai passare 2 settimane. Così tanto? Hai appena detto che pensiamo stiamo un bene. Attimo, ma lo sai che noi stiamo molto bene insieme, vero? Appunto. Allora possiamo stare molto bene anche se non ci vediamo. No, vero? Secondo me non funziona, cioè è una logica che non sta in piedi questa. Adesso scusa. Vediamo, ci pensiamo un attimo, sai che io ho tante cose da fare. Vabbè, ma che cosa c'entra, scusa, ma se tu con me ci stai bene, che problema c'è? Io non ti capisco, veramente. Allora, cosa c'è? C'è un'altra? Ci vediamo stasera allora, è stata una bella serata, vero? Sì. Abbiamo visto un bel film, dai, tutto bene, tutto tranquillo. Sì, carino, insomma. Insomma, ti vedo un po' assente no, in questo momento. Che... Cosa è successo? No, stasera avevo intenzione di parlarti. Ma parliamo, siamo poi qui, dai, dimmi. Ah, non è così semplice. Così semplice, dimmi cosa... è successo, non so. Non te lo immagini? Immagini? No, no, non so. Dimmi. Cioè, praticamente, dai, sono cose che succedono. Io non me la sento più di stare insieme a te in pratica. Cioè, siamo stati tanto bene insieme, tanto tempo che siamo insieme. Non sì. Ho capito, tu improvviso. Come? È inutile, dai, litighiamo sempre. Ma non è vero, qua. Dai! Visto? Palese, tu subito scatti, non si riesce a parlare, basta. Cioè, così non va. Vero? No, non è vero. Come no? Senti, non lo so io cosa... A me dispiace perché, insomma, io ti voglio bene, però... Non lo so, mi sento sempre... Così, dai, litighiamo sempre. Vabbè, allora diciamo, dai, rimaniamo amici, diventiamo buoni amici, così siamo tutti contenti. Certo. Certo! Siete tutti molto gentili, tutti sorridenti. Capito. E poi, alla fine, insomma, mi hanno detto, le telefoneremo entro la settimana e le faremo sapere. Poi, capito, la centralinista, fra l'altro, è una mia amica, quindi ci siamo messi a chiacchierare anche lì. E fra una telefonata e l'altra parlavamo, mi aveva chiesto com'è andata e cosa fai oggi pomeriggio. Insomma, così. Guarda. Poi il pomeriggio sono tornata a scuola, dal corso perché era l'ultimo giorno, allora ho salutato tutte quante le mie compagne di corso e poi dopo abbiamo detto sì, ci siamo fatti tutti gli auguri per lo stage, sai che comincia lo stage lunedì? No, e poi tutte le volte che andiamo al cinema tu allunghi le mani come se fosse la cosa più importante, non guardi neanche il film. E prenderti la mano non mi sembra una cosa. No, non è solo prendere la mano, è anche fare qualcos'altro. Io non ce la faccio andare avanti così. Lo sai che la mia famiglia mi ha educato secondo certi principi e quindi io penso che prima del matrimonio certi passi non vadano fatti. E allora che soluzione vogliamo trovare? Avanti, dimmelo tu. O mi sposi o altrimenti non vedo altre soluzioni. Penso che sia meglio lasciarsi. E se ti lasciassi? Mi farei suora. Questa cosa tu non me la dovevi proprio fare. Perché nessuno mi ha mai trattato come mi hai trattato. Come? Come ti ho trattato io, scusa? Ma mi hai preso in giro, ma vabbè, ti rendi conto di quello che fai? Ma vabbè, che non cosa? Non è niente di serio. Ma come non è niente di serio? Un attimo fa hai detto che stai bene con me, che ci voglia rivedere. Vabbè, certo. Fra 15 giorni vabbè, lui dice. Una settimana. Ma una settimana che cosa? Quattro ma giorni. Ma assolutamente. Guarda, io non ti voglio più rivedere. Domani. Hai capito? Domani. Io non ti voglio più vedere. Come basta, vuoi... te ne vai adesso. Ti cavi di qui, non ti voglio più vedere. Vabbè, scendi da questa macchina e te ne vai. Non me ne frega niente della borsa. Voglio che tu te ne vada, va bene?
Dai, però ci rivediamo. Ci rivediamo? Non lo so, perché dai, l'abbiamo fatta altre volte, poi sai, risuccede sempre che ritorniamo insieme, poi la solita storia. Non stiamo mai bene, né io né te. Sì, però dai, il tempo dicono sempre che cura le ferite, che... Le cura? Rimango sempre così, però una ferita rimane la cicatrice. Lo sai che io non posso vivere. Dai, per favore, non fare così. Cioè, io ti voglio bene, però... Non è più la stessa cosa, capisci? Dai, non mi lasciare, dai. Dai, non fare così, per favore. Infatti si vede, sono ancora abbronzata. Cioè, voglio dire, infatti. La festa comunque è stato un casino trovarla, scusa la parola, però... infatti abbiamo girato qui per Stevius. Abbiamo girato dappertutto, qua, intorno. Poi la nebbia è una cosa pazzesca, poi è stata una cosa... Perché poi guidava la Mariangela, è una cosa... Guarda, terribile, tutte le volte che diceva, oddio, oddio, e adesso dove vado? Dov'è la strada? E i catarifrangenti che poi li chiamano...